Vacanze romane, Audrey Hepburn conquistò un Oscar nel 54 come miglior attrice protagonista ed entrò nel mito. Ma non molti sanno che le vacanze romane lei le faceva davvero ogni anno nella stessa suite dello stesso albergo, l'Hotel Hasler, nel cuore della città eterna, Trinità dei Monti. Audrey Hepburn ricevette il telegramma proprio mentre era qui, c'era il tavolino con la vista su Roma, telegramma che diceva che era stata candidata all'Oscar. Ci sono hotel bellissimi, lussuosi, e poi hotel bellissimi, lussuosi e con un'anima. È il caso dell'Hasler, che rispecchia il carattere gentile e tenace del suo proprietario, Roberto Wirth. Roberto Wirth è nato sordo, la famiglia non pensava che potesse gestire un hotel ha bisogno di una persona che parli coi clienti, che parli coi dipendenti. Roberto Wirth ce l'ha fatta. Roberto Wirth non può sentire, ma capisce tutto leggendo il labiale. Ci accompagna in questo viaggio nel suo albergo, che per lui è casa, e ci racconta tutti i segreti dell'Hasler perché, nonostante sia nato sordo profondo, è riuscito a imparare a parlare. Il mio primo animale, tartaruga, quando avevo 5 anni. Solo chi lo conosce sa che tutte le tartarughe disseminate per corridoi e saloni non sono solo un hobby da collezionista. Simboleggiano la prima amica di Wirth bambino, circondato solo dal silenzio. Tutte le tartarughe disseminate. Wirth rappresenta la quinta generazione di una famiglia di albergatori svizzero-tedeschi e sa bene come coccolare gli ospiti. Qui si cena e proprio sotto i nostri occhi c'è la scalinata di Trinità dei Monti. Al sesto piano con vista c'è il ristorante stellato Imago, che fu il primo nella Roma del dopoguerra a essere in alto e non a livello della strada. Queste francese sono le fine più care che c'è qui, 13.000, una bottiglia. Ma tra lusso ed eleganza, anche qui c'è quella sensazione speciale che solo l'atmosfera di famiglia può dare. Caposala. Ah, ecco. Lui è cresciuto qua, quanti anni fa? 20. 20 anni fa. Ah. Ero molto piccolo. Oltre a Audrey Hepburn, all'Hasler, nei suoi 125 anni, hanno alloggiato molti altri personaggi celebri, da Ranieri di Monaco con la principessa Grace in viaggio di nozze, a politici che hanno fatto la storia. Eisenhower, quando ancora non era presidente, è stato il primo cliente che ha occupato l'Hasler dopo la riapertura nel 47. Give it back to the birds and the bees and the Viennese. Abbiamo avuto il principe Carlo, che alla fine del soggiorno ha voluto ringraziare tutto il personale e i capi reparto. Carlo d'Inghilterra dormì in questa suite. Questa è la terrazza privata di questa stanza. Un terrazzino, insomma. E qui il signor Wirth organizzò un brindisi per Lady Di, anche lei ospite abituale. Madonna è stata qua per presentare Evita. Piazza Trinità dei Monti era... non si poteva percorrere dalla gente. E Madonna, in maniera molto carina, si è affacciata dall'hotel e ha iniziato a cantare due o tre proprio strofe. Don't cry for me, Argentina. Per lei e per molti altri colleghi questa è casa a Roma. Stiamo andando in una suite molto speciale, molto esclusiva, che è la suite penthouse all'ottavo piano. Quindi uno esce dall'ascensore ed è già nella suite. Ed è già nella suite, dove peraltro c'è un maggiordomo che attende gli ospiti ed è a loro totale disposizione durante il loro soggiorno. Qui c'è la seconda stanza da letto matrimoniale, più c'è una stanza per l'eventuale babysitter, ma la chicca è il bagno. Questo bagno con vista è, devo dire, non ha parole. E non è un caso se proprio sedendo a questo pianoforte nel 1950 Salvatore d'Esposito compose quello che poi è diventato un classico della canzone italiana, Anima e Core, perché qui l'anima e il cuore si sentono.